Salve ragazzi, cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno. Il nostro viaggio sta ancora continuando in questa nuova entusiasmante puntata di Te la do io la Malesia. In questo momento sono a Kuching. Già vi ho mostrato velocemente alcuni clip del primo giorno che sono arrivato. Il mio giro sta continuando e vi mostrerò altre caratteristiche e peculiarità molto interessanti che caratterizzano questo posto. In questo momento mi trovo ai piedi del monumento clou di questa città, ve lo mostro perché Kuching è la città dei gatti e il monumento dinanzi a me, dove ho appoggiato la mia mitica macchina fotografica piccolissima, è esattamente un monumento dedicato ai gatti. Eccolo qua. Ecco, abbiamo questa bellissima colonna alla cui base sono posti quattro gatti che guardano nelle quattro direzioni. Kuching, proprio la traduzione letteraria del nome della città, vuole proprio dire città dei gatti. E a simboleggiare questo abbiamo questa bellissima colonna. Sul culmine vi è un gatto dorato con la zampina che saluta. Il gatto, come tutti noi sappiamo, è molto ricorrente anche nella tradizione cinese, è un elemento simbolo. Ecco, questo qua è il gatto Kuching, presente nell'emblema, nel simbolo cittadino, un simbolo molto bello rappresentato in questa colonna, per così dire, floreale, perché al posto che avere il cappitello è adornata con delle figure floreali molto belle, caratteristiche. E questo è un po' uno scorcio della città, la parte più intima, quella magari anche più vicina alla gente. Ecco, qui chiaramente la città si sviluppa anche con i palazzi, quelli in stile proprio, diciamo, più occidentali, quadrati a blocco, moderni, però a me piacciono di più i posti caratteristici, per cui io vi mostro questo scorcio molto volentieri, perché questa visuale dà giusto l'idea di come viene sviluppata la città, di quelle sono le emozioni che si provano arrivando fino a qua. Cerco di tenere la mia macchina fotografica il più salda possibile. Ok, il nostro giro continua. Questa è anche una città fluviale, chiaramente la parte fluviale è anche la parte più ambita dal visitatore, perché è quella più caratteristica. Vi mostrerò anche quella. Ok ragazzi, continuate a seguirmi, ve la do io la Malesia, ci sentiamo alla prossima.